Questa sera c'è il signor Nolo, lo so, ma siamo meno 5. È 21-22 settimana quanto, prossima. Quanto, come si fa? C'ho un calcolo. Domenica, lunedì, martedì, mercoledì, meno giovedì. 5. Eh sì, mancano 5 e 6 giorni. 5 ed è il momento del rischia tutto. Facciamo entrare i nostri concorrenti, il nostro concorrente. Siete due? No, sono io il concorrente. Che c'è qua in quadrato? No, lui è il mio avvocato. Come l'avvocato? Io sono l'avvocato. Sì? Aldo Aglio Agliari. E sono originario della Puglia e della Calabria. Perfetto. E sono venuto qui perché ho notato che non c'è stato un eco. Un notaio nelle. Alla prima puntata, seconda puntata, terza cioè, puntata, quarta puntata, io, quinta scusa, non so puntata. Se ve ne siete accorti, io sono 26 puntate che vengo in trasmissione, sono sempre io. Sì? No, sì, volevo dire che... Perché lei viene qui sotto falso nome ogni volta? No, io ogni volta sono venuto qua in trasmissione e ho risposto correttamente a tutte le domande che lui mi ha fatto. C'è una contestazione. Sì, a tutte le domande, ogni volta mi ha scartato. Bello. A questo punto io chiedo un risarcimento proprio anche dei danni morali e danni economici. Sì, e voglio essere ammesso di diritto alla prima puntata del rischia tutto. Paga Margino. Ma non ho capito. Voglio essere ammesso di diritto alla prima puntata. Avvocato. Io sono l'avvocato Aldo Agliari Dondoli Aglio. Ho capito. Sì, no, infatti ne approfitto della presenza del mio avvocato. Sì, vabbè. Io sono l'avvocato Aldo Dondoli. Ho capito tutto. Ho capito tutto. Basta che uno dice la parola, adesso ti dico, avvocato. Io sono l'avvocato Aldo Aglio Olio. Automaticamente ho capito. Vabbè, non scusi, diciamo, non lo chiamiamo. Però abbiamo scusi, poco signor tempo. Legale. Signor legale, abbiamo signor legale. Poco tempo. Lei sta contestando. Sì, io chiedo di rifare. Allora, siccome stasera... Ah, ti ho portato anche le domande incriminate. Guarda, io voglio la presenza di un notaio, ho portato anche le domande che lei mi ha fatto. Come abbiamo il signor No, adesso vediamo se è vero che le domande che abbiamo fatto... Se qua, è vero le riconosceremo, se è vero, ci mancherebbe altro. Un coso, così, diciamo... Ha fatto bene anche a portarsi l'avvocato. Io sono l'avvocato Aldo Ogliari. L'ha detto. Per sbaglio, è partito per sbaglio. Sbaglio aglio. Agliari, olio. Vabbè, è peperoncino. Allora. Queste sono le domande, allora. Sì. Le domande per cui qui il signore arrogante vuole denunciare. Avvocato, dica qualcosa. L'irregolare. Io sono l'avvocato Aldo Ogliari. Allora. Si deve stare zitto, signor legale. Allora, le domande sono queste. Abbiamo il signor No? Sì. La domanda era, non mi ricordo la data, sì. Il fondatore della squadra del Milan fu Thomas Milian, vero o falso? Falso! Lui ha detto falso. No, è chi vero. Chi fu il fondatore del Milan? È vero. Thomas Milian. È vero. Quindi abbiamo questa contestazione è respinta. Poi... La seconda domanda era... Lo scorfano è un pesce che ha perso i genitori. Vero o falso? Falso! Pesce? È vero. Se no non si sarebbe chiamato così. La musica beat è nata in Sicilia con la canzone Beat in Agrozza. Vero o falso? Falso! Invece? È vero. Con Beat in Agrozza. E quindi sono respinte tutte e tre. Ultima domanda era questa, quindi lei il suo avvocato. Io sono l'avvocato Aldo Dondoli Agli. Okay. Allora, il primo cantagiro, questo è pure musicista, c'è la signora Casa. Il primo cantagiro fu inventato in Uganda e si chiamava Ugandagiro. Vero o falso? Falso! Invece è vero! Quindi lei si vergogna e il suo avvocato. Vada via, lei è l'avvocato. Io sono l'avvocato.